Buonasera, cari amiche di Country Mami, eccoci qui per un nuovo tutorial. Benissimo, oggi mancano esattamente 40 giorni a Natale, quindi a breve cominceremo a decorare le nostre case. Abbiamo bisogno di decorazioni perché si sa, le decorazioni non sono mai abbastanza. E dunque oggi voglio proporvi qualcosa di molto simpatico, ancora una volta qualcosa di semplice, ma che non è soltanto un tutorial, ma che nasconde, porta con sé una bellissima tradizione di cui vi voglio mettere a parte. Bene, si tratta di una tradizione che non è italiana e che ho conosciuto nei miei viaggi in giro per il mondo. E tra l'altro credo che in Italia ancora non sia neanche ben conosciuta. Se la giocano gli americani e i tedeschi, perché per alcuni questa tradizione nasce proprio in Germania e per altri invece ha la sua origine in America. Fatto sta che sono proprio gli americani e i tedeschi i maggiori fruitori di questa tradizione, anche se poi si è diffusa in gran parte dei paesi nord europei e anche oltreoceano, dall'altra parte proprio del mondo, a testa in giù, in Australia, dove io infatti l'ho conosciuta. Benissimo, vi dico di che si tratta. Si tratta della tradizione del cetriolo portafortuna. C'è il cetriolo magico. Eccolo qui, questo è il mio cetriolo magico, l'ho costruito io, l'ho disegnato io e l'ho preparato apposta per voi. Il mio cetriolo si chiama Fortunello, Fortunello, il cetriolo magico. Chi ne ha bisogno di un po' di fortuna e di un po' di magia? E se poi questa fortuna e questa magia possono accompagnarci per l'intero anno a venire, io direi che non possiamo proprio farne a meno, vi pare? Vi spiego come funziona questa tradizione. In pratica, la sera prima di Natale, normalmente la mamma o il papà, comunque uno dei grandi, diciamo, capofamiglia, nasconde tra i rami dell'albero di Natale un cetriolo magico. Al mattino, al risveglio, quando ci si ritroverà tutti sotto l'albero di Natale per aprire i doni, prima, tutti insieme, bisognerà cercare il cetriolo magico sull'albero di Natale. E la persona che lo troverà non solo riceverà un regalo in più rispetto a tutti gli altri membri della famiglia, ma avrà anche un anno fortunatissimo. Quindi, se tanto mi dà tanto, io più di un cetriolo ne preparo tanti, visto che ho anche più di un albero di Natale, li nascondo accuratamente dappertutto in modo che almeno ogni membro della famiglia possa trovare un cetriolo e avere un anno fortunato. Io ci scherzo su, però ecco, sono cose che a volte servono. Servono perché intanto, come si dice, non è vero, ma ci credo. Non sarà vero, ma io ci credo. Io metto in atto tutto quello che può servire per riuscire ad accaparrarmi un pochino di magia e un pochino di fortuna. E voglio che anche voi vi prepariate per ottenere anche voi il vostro pezzetto di magia e il vostro pizzico di fortuna. E allora andiamo a costruire oggi insieme il nostro cetriolo magico. Di cosa abbiamo bisogno per il nostro cetriolo, per Fortunello? Abbiamo bisogno del tessuto di cotone verde, un tessuto che si avvicini più possibile al colore del cetriolo. Ecco, in questo caso ho preso questo verde un po' scuro. Del carta modello, spilli, poi abbiamo bisogno di un pezzetto di tubolare rosso, questo mi sembra che sia un 12-13 cm, un po' di tubolare bianco, in questo caso saranno 8-9 cm, un pompon che servirà da mettere alla base del cappello e due piccolini per decorare il cetriolo. Penna nera e rossa e bianca per costruire il visino, le forbici, ago e filo, pistola a caldo e macchina per cucire. Questa volta andremo a passare a macchina il nostro modello.
Però se qualcuno non ha la macchina per cucire, può tranquillamente farlo a mano con il dietropunto, che è un punto molto particolare perché praticamente rifà un pochino quello che è il punto della macchina per cucire, si può assolutamente realizzare. Inoltre potreste anche pensare di realizzarlo in feltro. A quel punto, se decidete di realizzarlo in feltro, vi basterà avere un filo del colore del feltro verde che sceglierete e fare un bellissimo punto di ricamo festone, il punto festone. Sarà bello forte e non si romperà. Inoltre avremo poi bisogno chiaramente dell'imbottitura soffice. Ce l'ho nascosta qua dietro la nostra bella imbottitura. Allora, se venite da questa parte, vi faccio vedere come procediamo e vi faccio vedere anche sul mio piano tutto quello che serve. Ecco qui, allora, per realizzare il nostro fortunello, vedete quanto è carino, quanto è simpatico, è ovvio che porti fortuna, no? È così bello. Allora, abbiamo bisogno, come vi ho detto, del tessuto verde e del cartamodello che, come vedete, ancora una volta io ho fatto a mano libera. Che cosa facciamo? Mettiamo il tessuto dritto contro dritto, appoggiamo su il nostro cartamodello, lo fermiamo con uno spillo in modo da tenerlo lì al posto giusto. Con la penna per il contorno andiamo a disegnarci tutta la forma del nostro cetriolo e ovviamente andiamo a tagliarlo. Questo è il nostro cetriolo. Adesso che cosa faremo? Andremo sotto macchina, io andrò sotto macchina almeno, a fare una cucitura che parte da qui, fa tutto il giro intorno al cetriolo e si ferma qui. Lascerò giusto due dita di aperture attraverso il quale rivolterò il tessuto e imbottirò il tutto. Dopo averlo poi imbottito, chiaramente andremo a chiudere l'apertura. Adesso vado sotto macchina, poi torno e vi faccio vedere anche perché dovremmo fare tanti piccoli taglietti intorno al contorno per fare in modo che quando il cetriolo si rigirerà non tirerà il tessuto, ma verrà bello steso, bello pieno, bello imbottito, ok? Allora vado sotto macchina e faccio questo lavoro. Allora, io ho tagliato il cetriolo tenendo le misure della sagoma e poi vado a cucire tenendo il margine in questo modo. Non c'è margine di cucitura, ma voi potete scegliere come fare, anche perché così scegliete anche la grandezza del vostro cetriolo. Potete farlo più grande, più piccolo, come vi pare, ok? Adesso vado a cucire tutto intorno. Attenzione a quando giriamo. Col filo bianco perché è quello che avevo sotto, intanto non importa, non si vede niente. La verità, adesso vi dico la verità, stiamo facendo i lavori in quello che è il mio laboratorio e quindi tutte le mie cose sono in scatolate e io non riesco a trovare nulla, non so dove più ago e filo, non so più dove sono i miei nastrini, non so più niente, ecco. E quindi facciamo con quello che ho. Ecco fatto, torniamo dall'altra parte. Ok, allora ho fatto la cucitura. Voi l'avrete fatta a mano o a macchina, come vi pare, fatta. Adesso cosa facciamo? Andiamo a fare tanti piccoli taglietti tutto intorno al perimetro del nostro cetriolo. Chiaramente cerchiamo di non arrivare alla cucitura perché altrimenti si apre. Facciamo tutto intorno veloce veloce adesso. Così, scusate, sono messa un po' storta e mi va un po' difficile. Questo ci servirà a far tendere meglio il tessuto e non ci tirerà il cetriolo che ha una forma particolare, no? Perché gira tutto intorno. Voi fateli piccini, bellini, ben distanziati. Io sto facendo veloce, veloce. Questi li ho già tagliati, no. Ci siamo quasi. Ok, adesso andiamo a rivoltare. Apriamo. Risvoltiamo tutto. In questo modo. Tiriamo fuori il nostro cetriolino.
Non so a voi se piacciono i cetrioli, a me sì, molto. Cetrioli sott'aceto sono buonissimi. I tedeschi dicono che siano stati i tedeschi a inventare questa tradizione perché sono quelli che ne producono di più praticamente, e li amano anche molto. E gli americani sono i maggiori fruitori a quanto pare, sono quelli che veramente ne comprano in grande e ne consumano in grande abbondanza. Pensate soltanto ai fast food che li mettono in tutti i loro panini. E via dicendo. Adesso andiamo ad imbottire il nostro lavoro. O se volete potete dargli una stiratina per essere sicuri che sia più teso, ma vedrete che con l'imbottitura non ce ne sarà neanche bisogno. Per quanto riguarda l'imbottitura, mi raccomando, tanta imbottitura, deve essere veramente ben teso il lavoro, come per tutte le cose che facciamo, no? Specialmente per il cetriolo che poi deve stare appeso sull'albero o nascosto tra i rami, insomma, deve simulare un vero cetriolo. Poi sei anche carino, no? Da mettere sull'albero. Ecco, ancora un po'. Visto quanta imbottitura ci va in un cetriolo? Sembra una cosina piccola e invece però è molto semplice, è molto facile fare il tutto. Ok, io direi che così può andare bene, ce ne metto giusto ancora un pochino qui. E adesso andiamo a chiudere la nostra cucitura, la nostra apertura con una cucitura invisibile, con un punto invisibile. Chiuderemo il tutto. Allora, e niente, oggi mi scappa tutto. Meno male che c'ho l'assistente che mi raccoglie le cose. C'è un bell'assistente qua dietro, uno di questi giorni ve lo farò vedere, ma un po' timido, non vuole farsi vedere. Ok, allora vi faccio vedere come faccio io, eh? Ho preso il colore più chiaro in modo che lo possiate vedere bene. L'assistente mi dice più giù, però io non ci vedo. Quindi adesso speriamo che venga bene. Oh mamma, non vedo niente. Continuiamo, eh? Abbiamo spostato un po' la telecamera, ma è sempre su per me. Infatti, vedi che non va bene. L'assistente sta borbottando. Ma tanto non può parlare, quindi noi non lo sentiamo. Va bene così. Facendo dei punti bruttissimi perché non vedo niente, sono ciecata. Oh, intanto approfitto per ringraziare tutti i nuovi iscritti, tutti quelli che si sono iscritti. Abbiamo raggiunto un numero strepitoso, sono veramente contenta, non potevo proprio immaginarlo. Sto ricevendo tantissimi messaggi, tanti complimenti, grazie, 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 grazie. Io lo faccio veramente questa cosa perché mi piace con tutto il cuore. Poi sono anni che con le signore faccio mercatini di beneficenza, insegno a fare cose, davvero, cioè sono contenta di poter aiutare qualcuno a fare delle cose, quindi grazie, grazie per il vostro consenso, grazie a tutti quelli che si sono iscritti, qui è tutto gratuito, lo sapete, quindi sono contenta. Ecco qua il nostro cetriolo, adesso io direi la testa la facciamo questa un po' più larga e quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a mettere il cappellino su. Allora, spostiamo leggermente la macchina perché ce l'ho proprio in faccia e vi faccio vedere come procediamo.
Eccoci qua, adesso abbiamo tutto pronto. Ora dobbiamo mettere il cappello al nostro cetriolo. Ho preso il tubolare e ho chiuso la parte di sopra. Ho fatto un sopragitto e ce l'ho cucito e l'ho messo su una filza, insomma, chiudete. Ok, adesso vado a vedere come mi piace che stia questo cappello sul mio cetriolo. Così, allora, con la pistola a caldo comincio ad incollare il retro, il cappello sul retro, così almeno mi sta fermo, non si muove più ed io lavoro con più tranquillità. Adesso lo metto anche qui. E piano piano potete metterlo tutto intorno con la pistola, va bene? Poi giriamo il cappello, lo posizioniamo e andrà così. Come vedete, l'ho messo, lo faccio coincidere sul lato dove ho fatto la cucitura, in modo che se la cucitura non è proprio perfetta, poi viene coperta. Adesso prendiamo il nostro tubolare bianco. Il nostro tubolare bianco lo allarghiamo. Andiamo a risvoltarlo così, lo pieghiamo in due, leggermente risvoltato, così. E lo facciamo passare in questo modo. Risvolto di nuovo, è andato. E adesso con la pistola a caldo lo incolliamo e lo teniamo fermo, va bene? Comincio sempre dal retro. Un po' sul lato, questi pelucchi poi che escono da sotto li possiamo togliere. Ed ecco qua. Adesso lo pieghiamo ed incolliamo così di lato qui. Allora, ho risvoltato il cappello e l'ho incollato sul lato proprio dove c'era la cucitura, in modo che va anche a coprirla e non si vede niente. Adesso incolliamo il nostro pompon. Un po' di colla sul pompon e lo andiamo a mettere qui. Eccolo qua. Adesso le nostre due palline. Dunque, andranno più o meno qui. In questo caso metto un po' di colla qui, un po' di colla qui. Ed ecco, questa volta le ho messe rosse. Si vede bene? Non ci resta che disegnare il visino, che è molto semplice. Perché andremo a fare, controllo sempre che le penne scrivano. In questo caso, scusatemi, lo metto un attimo rivolto più verso di me, altrimenti non riesco a vedere bene se sono centrati. Faccio i due occhietti, belli rotondi. Eccoli qua. Un sorrisetto simpatico, le sopracciglia, eccoli qua. Poi, con il bianco, io uso questi pennarelli qui, con il bianco, che non sporchi troppo, andiamo, anzi, prima con il rosso andremo a fare un po' di
guanciotta. E qui lo faccio un po' più col pennarello secco per non farlo sporcare. E adesso con il bianco faccio qualche punto che dia un po' di luce. E voilà! Il nostro cetriolo è finito. Ah ah! Questo è venuto anche più grande, visto? Cioè dallo stesso cartamodello è venuto anche un po' più grande. Questi sono i nostri cetrioli. Poi, quando troverò la scatola con i nastri, metterò anche un nastrino piccolo che faccia da cappietto per tenerlo su. Adesso ci ho messo un filo di cotone, basterà farlo passare attraverso il cappellino e potrete attaccarlo all'albero di Natale. Mi raccomando, dovrete metterlo la notte di Natale, quindi quando i ragazzi andranno a letto, quando i bambini saranno a letto, perché non dovranno sapere dove lo nascondete, non prima, perché potrebbero fare i furbetti ed individuarlo, e al mattino dopo tutti dovranno fare a gara a cercare il cetriolo magico. Va bene? Ci spostiamo dal lato di fronte e concludiamo il nostro tutorial. Eccoci qua, abbiamo finito. Non so, non lo so, ma io sono batta per questi cetrioli. Sono veramente troppo, troppo, troppo simpatici. Fortunello, il cetriolo magico. Mi raccomando, credeteci, eh? Realizzate anche voi il vostro portafortuna e divertitevi la mattina di Natale con la vostra famiglia alla ricerca del cetriolo perduto. Eccolo qua. È molto semplice. Se volete avere il cartamodello proprio con la misura precisa di questo che ho fatto io, andate sul sito www.countrymami.com, me lo chiedete con un messaggio. Vi direi anche il numero del, anzi, se aspettate un attimo, vi dico il numero WhatsApp col quale mi potete mettere in contatto con me. Io l'ho scritto sulla pagina Country Mami, ecco, andate a vedere lì perché non me lo ricordo. Sulla pagina Country Mami trovate nelle informazioni il numero WhatsApp per contattarmi. Tutto quello che volete chiedere, chiedete tranquillamente, forse con WhatsApp è più facile che sul sito, via mail, non lo so, come preferite. Io sono a disposizione per tutte le informazioni. E vi ripeto, se avete bisogno e volete proprio il cartamodello preciso, me lo dite io. Me lo mando con una mail senza alcun tipo di problema. Va bene? Per adesso abbiamo finito. Ci vediamo la prossima settimana, sperando che di recuperare il mio laboratorio faremo qualcosa di un pochino più elaborata, ma ho tantissimi progetti per aiutarvi a realizzare delle bellissime decorazioni di Natale, sempre semplici, perché quello è il nostro motto, la semplicità e la velocità, quick and easy, tutto per voi. Ciao, a presto.